Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul circuito di Las Vegas, il nuovo tracciato di questo del nostro campionato, del calendario ufficiale di Formula 1. Dalla cabina di commento che vi parla il buon Simone Bracchiolla in Artesdem, e questa sera in cabina di commento con me abbiamo il buon Mattia Del Corso, ovvero Mattia Prince 97. Ciao Mattia, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica. E dunque ci lanciamo in questo GP, praticamente è il nuovo GP dei nostri campionati, ma soprattutto, come ho detto prima, i campionati reali. Una seconda gara, anzi la terza, è la terza gara americana dopo Miami e dopo Austin. E intanto i piloti sono già lanciati in pista con il buon Shumi Legend, che va a segnare subito la pole position provvisoria, un primo 1:31.986, e siamo ormai con 12 piloti, soprattutto con nuovi piloti, come abbiamo visto già Vespa, Salvo, Foti, e questa sera vediamo una new entry, ovvero Giancine, non so se sbaglio la pronuncia, ma penso che si pronunci così. Poi comunque speriamo di rivederlo nei nostri campionati e farci dire ufficialmente come si dice. Detto questo, siamo sul nuovo tracciato, una pista che è piena, diciamo, di rettilinei, tia, perché siamo adesso stiamo inquadrando un buon Shumi Legend e ci sono dei punti di sorpasso davvero incredibili su questo tracciato. Sì, una pista molto molto veloce, perché ci sono non poche curve, però diciamo che le possibilità di sorpasso sono ampie. Una pista che nella realtà credo sposerà molto la filosofia Red Bull, visto che è una, mi sembra, se non sbaglio, ha tre zone di DRS, correggimi se sbaglio, ma è una pista dove il DRS rimane, credo, spalancato il 60% del tempo, più o meno. Dovrebbero, dire così. Dovrebbero essere, sì, tre zone di DRS, perché sto vedendo dalla minimappa, penso che siano tre zone di DRS. Però comunque è una pista, diciamo, molto veloce, soprattutto nell'ultimo settore, nel secondo e terzo settore, perché è solo rettilineo, quindi vince ovviamente chi ha la macchina più scarica. Diciamo che nel podgara avevamo detto, tu avevi detto che è una pista Red Bull, possiamo dire, cos'è che avevi detto? Sì, diciamo che è una, come hai detto tu, sì, bisogna andare scarichi, ma devi trovare anche un buon compromesso, perché richiede una buona trazione essendoci curve di media-bassa velocità, e tutto ciò torna anche fondamentale per uscire forte e sfruttare al massimo le zone DRS. Pista personalmente non attrae così tanto, almeno vista dal gioco, vedremo se nella realtà, anche perché ci arriveremo praticamente a fine campionato, cosa verrà tirato fuori. Intanto J-Sport firma il giro veloce in 31:09.55, e diciamo che pista che bella, sì, perché siamo a Las Vegas, ma io preferisco sempre Miami. Vabbè, i gusti sono gusti. Come hai detto tu prima, J-Sport ha fatto segnare per il momento la pole position, si fa sentire adesso, anche se è una social, il campione della Master League di quest'anno, che ancora si fa vedere con il buon Shumi Legend, il campione della Sport, quindi sicuramente li vedremo in bagarre, sarà un bel duello tra due grandi campioni nella categoria regina dei nostri campionati. Vediamo ovviamente se c'è qualche pilota che sta finendo il giro. Si è lanciato in questo momento Cesco con la gomma bianca, con la gomma gialla, e penso che stia rallentando, anche perché non credo che... Sì, sta rallentando. Ovviamente ha finito il giro e ha fatto passare, sì, ovviamente un pilota. Sì, ci sono alcuni piloti che stanno provando magari a fare una piccola simulazione di passo gara, essendo che siamo comunque in un periodo dove tutti stiamo un po' girando, ma non tanto nello specifico queste piste. Credo stiamo anche vedendo quelli che sono, diciamo, le bontà e le cose buone fino ad ora riuscite a Codemasters su questo gioco, anche se ci sono già comunque delle cose che sappiamo possono e devono cambiare per rendere anche comunque questo gioco forse ulteriormente migliore di quanto forse non ci si aspettava si presentasse i primi giorni. Io ho avuto, insieme a Luca Flaminio, ho avuto la possibilità di provare questa beta, e devo dire che il gioco completo hanno fatto tutti gli step che dovevano, ma rimane ancora qualcosa di molto semplificato. Già lunedì
si presume o si pensa dovrebbe uscire una patch, quindi vediamo. Ricordiamo poi durante la settimana gli eventi, Simone, che ci saranno e che evento inizierà la prossima settimana. Sì, la prossima settimana inizieranno ovviamente le Summer League, quindi soprattutto, e si inizierà sempre in America, però comunque su un altro circuito, ovvero il circuito ormai dal 2012 che è l'unico circuito americano, ovvero Austin, per poi passare ovviamente a Miami, se non sbaglio, penso di sì, perché sì. In questa settimana, infatti questa settimana diciamo abbiamo tre circuiti americani, li andremo sicuramente a vedere per primi, ovvero questa sera Las Vegas, ma è la social, e la prossima settimana saremo ad Austin, ovvero mercoledì questo, e poi la prossima ancora saremo a Miami. Quindi diciamo che abbiamo messo diciamo i circuiti americani diciamo per primi, ecco, per vedere un attimo questo nuovo gioco, ecco. Sì, credo personalmente si possa avere più attesa per vedere il circuito di Miami, anche se non credo sia ancora del tutto aggiornato, no, questo ce lo potrebbe confermare altri piloti che hanno già girato. Io ancora non ho visto se il layout è stato aggiornato, alcune piste l'hanno fatto, altre no, però credo quella possa essere subito la prima curiosità, perché Austin la conosciamo, è comunque una pista che ci ha fatto vedere tanto fino ad ora. Ricordiamo i sorpassi di Leclerc, le battaglie Verstappen Hamilton, quella che tentava l'impresa Sebastian Vettel con l'Aston Martin. Quindi diciamo che sì, tre circuiti americani, ma il vero americano rimane comunque ancora Austin. Eh sì, purtroppo è dal 2012 comunque che fa parte dei campionati di Formula 1, quelli reali, e soprattutto anche nei nostri campionati. Poi ovviamente chi è più anziano, non adesso in fase bruttesca la parola, però chi ne sa più di noi sicuramente ci potrà dire se è stato comunque sempre il GP americano nei nostri campionati. Comunque intanto le qualifiche stanno andando, ci stiamo un po' dimenticando dei piloti, Mattia, è vero che comunque è una social, però comunque i piloti sono lanciati. Vedo il buon Shumi Legend che si sta migliorando di 3 decimi nel secondo settore, quindi potrebbe essere già un segnale per il pilota dell'Haas che quest'anno è riuscito a portarsi a casa il campionato della Sport League. Intanto salutiamo dalla chat il buon Raffaele Lelli, che ovviamente è sempre presente anche con noi. Intanto Shumi 1:31.5 va a abbassare il tempo di quasi mezzo secondo, quindi un segnale caldo per il pilota dell'Haas. Sì, un tempo interessante, anche se riferimenti veri e propri non ne abbiamo, quindi come abbiamo detto evento social, divertiamoci, vediamo cosa ci faranno vedere i piloti, e soprattutto credo sia molto curioso vedere la gara, perché essendo che nella realtà la vedremo molto alla fine Las Vegas, magari nel gioco qualcosa si può già apprezzare, anche se sappiamo che la realtà e il videogioco non sono cose uguali. Però vediamo un po' come si presenterà, anche perché ovviamente è una pista che potremmo rivedere in campionato con le nostre 4 categorie, Prime, Pro, Master e Sport League. Quindi vediamo un po' cosa succederà, intanto i tempi comunque sono abbastanza interessanti. Ora toccherà la gara poi farci vedere cosa ci aspetterà da questo circuito. Assolutamente, intanto adesso c'è anche J-Sport che dovrebbe lanciarsi, adesso sta seguendo come un'ombra l'Haas di Shumi Legend, mentre stava andando a vedere anche un po' i piloti, diciamo, nuovi, il nuovo pilota, Giancine della Williams, pilota nuovo dei campionati, è arrivato adesso lunghissimo, non capisco il motivo, probabilmente un errore di frenata. Però comunque c'è la via di fuga e riesce a rimettersi in pista. E probabilmente per lui le prime esperienze, così come ci siamo passati tutti, diciamo, potrebbero sicuramente farlo migliorare. Vediamo intanto J-Sport si è lanciato. Attenzione che ho visto una vettura. Era Marco Ganu che si è praticamente piantato. E non so, per lasciare spazio, però adesso andiamo a vedere se ci sono piloti da migliorare. Non so se vedi dal tempi J-Sport.
Ha preso il muro. Ai ai ai. Peccato. Sì, non era partito male il campione Master League. Quest'anno si sta subito dando da fare perché credo vorrà ripetere, se non addirittura migliorare quello che è stato il rendimento della scorsa stagione. Anche perché da quello che abbiamo visto finora, i valori del gioco, almeno a livello di qualifica, sono abbastanza vicini. Quindi il giro veramente perfetto sarà importante quest'anno in qualifica. Altrettanto è vero che la gara comunque poi è lì dove fa il vero e proprio risultato, i punti che poi decidono quelli che saranno i futuri campioni delle nostre Sport, Master, Prime e Pro League. Salutiamo anche dalla chat il buon Fabio il Surname che ci saluta questa sera. Speriamo di vederlo in pista, non solo per quanto riguarda le Summer, ma anche per i nostri campionati. Sì, comunque, come hai detto te, Jay Sport è un pilota che negli anni comunque ha fatto il suo. Si è sempre visto un pilota molto, molto costante. Quest'anno, ovviamente, ha fatto, diciamo, vedere i suoi frutti, diciamo, maturati, ecco, perché è migliorato tantissimo e sicuramente quest'anno cercherà di rifarsi. Intanto mancano 3 minuti alla fine della qualifica, abbiamo ancora il buon Shumi Legend davanti, quindi con un tempo ancora il tempo di 1:31,5, J-Sport dietro che sicuramente si andrà a rilanciare. Intanto adesso i box in pista c'è soltanto Mike che sta scaldando le gomme. Poi dietro ci dovrebbero essere Gallians, Giancine. Ed entra anche in pista Lucesco. 5 secondi, attenzione! 5 secondi per blocco illecito. Attenzione! Per Cesco, attenzione! Credo, a parte che non mi sembrava un blocco, poi non so se si è visto dalla live, ma non mi sembrava assolutamente un blocco, si stava spostando per far passare. Allora, già lui comunque sta facendo giri per prendere confidenza con la pista, quindi per lui credo 5 posizioni non gli daranno, tra virgolette, un problema, però effettivamente grandissima dimostrazione di questo gioco, che nonostante comunque la distanza ci fosse, lo spazio pure, dà una penalità di 5 posizioni e povero Cesco se le dovrà prendere. Peccato perché si è trovato adesso in una situazione un po' stretta e quindi ha dovuto lasciare lo spazio a alcuni piloti. Adesso dietro sta arrivando anche un'altra Ferrari, dovrebbe essere quella di Gallians. Infatti Cesco si fa da parte. Cesco che ricordiamo è apparso nei nostri campionati in Master, purtroppo poco per problemi probabilmente di connessione, si era parlato, poi non è riuscito più ad esserci, però quest'anno ha voluto comunque provarci di nuovo, speriamo di rivederlo, non soltanto nella Summer, ma come ho detto al buon Fabio, il Surname prima, anche nei nostri campionati. Andiamo a vedere intanto a 1 minuto dalla fine, c'è Mike che sta migliorando di 2 decimi sotto il secondo settore, davanti c'è la Haas, dovrebbe essere quella di Shumi Legend. DRS dovrebbe esserci aperto in questo punto, sì. Lunghissimo rettilineo, tia, guarda, guarda quanto è lungo il dritto qui. Sì, guarda, posso dire che Mike Mai sta trovando praticamente una piccola svalatura, sta trovando la situazione, credo, perfetta, che è quella di una scia in un limite che non dia fastidio alla macchina, quindi anche lì bisogna, intanto vabbè, sì, purtroppo quella svalatura gli costa, si blocca sul 32,7, non migliora il suo tempo precedente. Però sì, diciamo che una cosa che sarebbe interessante capire è se qua si può effettivamente guadagnare stando dietro a un pilota, ricordando che comunque un po' di fastidio pilota davanti te lo dà. Però se è un pilota veloce, può anche fare come nella MotoGP, trainarti e darti quel poco in più che ti permette di prendere un paio di posizioni e migliorare ovviamente i tuoi tempi. Assolutamente, adesso vediamo se J-Sport potrà rispondere ai tempi di Shumi. Sta arrivando adesso. Mamma mia, che scodatina! È vero che questo gioco c'ha tanta trazione. Abbiamo visto quanta trazione c'è, cioè quanto grip c'è in questo gioco. Però
senza esagerare, intanto bandiera a scacchi. Tukmić intanto si è messo in seconda posizione, 1.31.8. Ce lo siamo perso, Mattia. Adesso attenzione che sta arrivando J-Sport e sta migliorando di 46 millesimi nel suo secondo settore, leggermente lungo in questa chicane. Arriva, vediamo se va a chiudere. Lucesco, 31.6. Seconda posizione per il pilota McLaren. Ricordiamo le 5 posizioni in griglia. Taglia al traguardo, J-Sport non riesce. Vediamo se allora Schumi, no, chiude. Vediamo, arriva anche Mike Mai, ma penso che Mike Mai nel settore centrale per Schumi Legend, quindi non conclude il giro. Schumi ha abbandonato la sessione, non so se per quanto riguarda il ritiro. No, no, è ritiro, se non ho visto male, ritiro ai box, non mi sembra che abbia rotto la macchina, almeno il tracker me lo dava all'interno dei box, quindi credo sia solo semplicemente ritirato. Però attenzione, perché c'è un piccolo bug, non vorrei che lo sbattesse ultimo, vedremo. Vediamo. Intanto il povero Cesco pagherà 5 posizioni, quindi dalla sua seconda partirà, settimo, se non sbaglio, settimo. Quindi vediamo. Diciamo che è una qualifica interessante, prime prospettive di tempi, piloti comunque già abbastanza confidenti con la pista, certo, ampiamente migliorabile tutto, anche perché il gioco, come ogni anno, non sarà questo, ma proseguirà con aggiornamenti e modifiche, sperando sempre nella giusta via, perché sappiamo che la Codemaster è famosa per le giuste vie, Simone. Adesso, però cerchiamo di non dirlo, perché ovviamente evitiamo problemi. Comunque, intanto, dalla chat Fabio Surname paragona, sembra che paragona tu con mica J-Sport, quindi, perché diciamo ha fatto un gran tempo il pilota Red Bull, e quindi questa è la classifica delle qualifiche di questa sera, ovvero Schumi Legend pole position, poi Cesco che dovrà scontare 5 secondi, quindi sarà tu comunque a partire in seconda posizione con J-Sport, Giovi, Mike Mai, Cesco, Stalvo e poi Betta, Marco Ganu, Long, Giancine e Gallians, che partirà in fondo dalla griglia di partenza. Quindi sarà interessante vedere anche questa gara, perché la pista, come avete visto, è molto veloce, quindi speriamo di vedere tanti sorpassi. Sì, assolutamente, guarda, per accompagnarti, così se sbagliamo entrambi, potremmo anche dire Giancine, proviamo a indovinare la pronuncia, o vediamo se qualcuno poi azzeccherà la pronuncia, perché tu hai detto Giancine, corretto? Credo che sia Giancine, volevo dire anche Giancine, però non lo so, poi ovviamente comunque lo scopriremo con l'andare del tempo, il suo nickname, come si dovrà dire, però comunque per il momento... Intanto di legge dalla chat dice che le gomme dureranno 4 giri, poi inizieranno a scivolare. Sembrano di marzapane, dice, cioè accenna che sono di marzapane, quindi Tukmić, cioè quello che ha scritto Tukmić, speriamo ovviamente che non succeda mai a nessuno dei piloti in pista, perché purtroppo tutti siamo negativi in questo momento, però per il momento speriamo che i piloti arrivano sani e salvi al traguardo tutti quanti. Vabbè, assolutamente, intanto vediamo che tutta la procedura sia corretta, come possiamo vedere Cesco è stato retrocesso in settima posizione dietro Salvo Foti, quindi la classifica attuale è Schumi Legend primo, Tukmić al suo fianco, seconda fila J-Sport Giovi, terza fila Mike Mai Salvo, quarta fila Cesco e Bespa, poi a seguire Marco Gano, Dr. Long e Giancine e Gallias in ultima fila. Vediamo, le gomme dovrebbero scivolare, essendoci molti rettilini sarà quindi fondamentale la parte breve del guidato, quindi mettiamo, cioè vabbè, possiamo dire la prima parte iniziale del T1, parte finale e breve inizio e fine del primo e terzo settore. Quindi molto interessante anche questa segnalazione da parte del nostro Luigi di Legge. C'è anche da dire una cosa, allora io dico anche una cosa, per me la pista io non la conosco, non la so ancora, quindi devo un attimo capire in che punto della pista sono, perché
è nuova la pista, quindi non ci ho ancora fatto un giro. Però la cosa che mi diciamo mi sorge a dire, la partenza c'è, anche la partenza in curva, nel senso che i piloti erano messi in fase di curva, come abbiamo visto Garians in fondo era messo in curva, quindi... Allora, su qua abbiamo visto già dalla preview, prima dell'uscita del gioco, che il bot tendeva subito a spostarsi verso la sinistra, cosa che non so se è stata corretta o meno. Però sì, è interessante come partenza, non è la prima che capita in Formula 1, però è interessante perché è proprio all'inizio, poco dopo l'inizio della linea del traguardo, quindi credo dalla settima, ottava dovrebbero già iniziare ad essere un po' storti, quindi sarà fondamentale l'aggiornamento che hanno fatto l'anno scorso, potendo dare ai piloti la possibilità di posizionarsi un po' più liberamente, stando ovviamente dei limiti e nei regolamenti. Quindi vediamo un po' anche adesso cosa succederà. Se da questa prospettiva sembra nona, decima posizione, dovrebbero iniziare ad essere un po' più storti. Intanto i piloti si vanno a posizionare, i primi tre. Aia, squalifica per J-Sport ancora una volta, l'errore sulla griglia di partenza. E intanto guardiamo anche le gomme, tutti i piloti hanno messo le gomme medie tranne Salvo, Cesco e Long, che partiranno con gomma hard, quindi sono gli unici tre piloti che partiranno con la mescola più dura. Ai, anche Mike Mai si vanno a posizionare tutti, e io sto anche guardando che sembra quasi identico il gioco dell'anno scorso, ovvero che la griglia si vede un po' male, ha un paio di piloti che vanno sempre... Guarda quanto è difficile il posizionamento, cioè neanche Fernando Alonso. Intanto i piloti sono messi in griglia di partenza, purtroppo stiamo vedendo da dietro perché è il gioco, ma intanto le vetture partono con Shumi Legend, che sembra aver avuto un ottimo spunto dalla parte di Tukumic, che si va a infilare anche Giovi e si mette in terza posizione. Attenzione, grande confusione in curva 1, Long ha preso già 5 secondi di penalità per collisione grave con Marco Gano. Gian Chen intanto è fuori, è squalificato. Non è neanche partito il pilota Williams. Non capisco se sia stato lo stesso bug dell'anno scorso oppure no. Il gioco ha rilevato che ha fatto una manovra di... Intanto si è girato J-Sport. Si è girato J-Sport subito. Aiaia, e non è solo. Anche Gallians e Marco Gano dovrebbero aver avuto problemi. Anche Long, J... e Gallians, a quanto pare. Gallians è fermo. Gallians addirittura è andato completamente dritto. Io non so se ci sono problemi con la lobby, Simone, perché Giancine, come stavamo dicendo, è stato squalificato perché sul rettilineo ha effettuato una retromarcia, cosa che non so come sia possibile, visto che si stava posizionando correttamente. Credo sia proprio un bug di questo posizionamento strano, storto, non utile, quindi... Vediamo un po' cosa fare, se pensare di rifare la coppia al volo per permettere, o se no. Vediamo come proseguiranno, tutto liscio. Attenzione, perché c'è già l'attacco di Mike Mai e Giovi in questo lungo rettilineo. Giovi tiene la terza posizione. Dalla chat ovviamente il buon di legge scrive: va resettata la lobby, c'è un errore nella lobby. E il buon Max Basile scrive anche: squalifica per retromarcia sulla linea di partenza, quindi... Sì, si è messo leggermente storto. Sembrava essersi posizionato correttamente, ma il gioco l'ha squalificato. Attenzione, Cesco! Scusami, si è girato Cesco in curva 1, probabilmente in fase di frenata. Probabilmente gli è partito posteriore. Dimmi, Simo, io sarei d'accordo, secondo me, di rifarlo a lobby, perché ci sono un po' di problematiche in generale, anche per permettere a Giancine di rientrare e evitare. Questa, per farlo rientrare, perché la squalifica è veramente giustificabile e c'è, credo, un po' troppa confusione, quindi vedi tu se rivalutare la ricreazione della lobby in modo tale da permettere a tutti di correre in maniera pulita. Il fatto è che la lobby purtroppo è stata creata da Gallians, che è in pista, quindi ci duale un po' difficile cercare di ricrearla. Adesso vedremo se Gallians continuerà oppure si fermerà, però non capisco il... Adesso in questo momento siamo un po' in confusione. Sì, purtroppo, essendo che
La lobby effettivamente qualche problemino lo ha, però vediamo insomma se riusciamo a comunicare a Gallians di ricreare la lobby, perché non credo sia una Sì. lobby completamente pulita. Guarda, poi se ce la puoi fare, prova a scrivergli te con la Sì. play e vediamo un Sì. attimo, perché in questo momento c'è un po' di confusione. Intanto c'è la safety car virtuale. E vediamo un attimo, addirittura Tukumik, penalità drive 3, eccesso di velocità, ingresso box, c'è un po' troppa confusione. Allora, abbiamo provato ad avvisare il Gallians e vediamo un po' se il pilota riuscirà. Ok, Infatti, eccolo qua, perfetto. eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ok, sì. Shumi sia, quindi Problemi con la lobby, Simone, ci prendiamo un attimo e sistemiamo tutto. Ok, quindi ci prendiamo un attimo di pausa e torniamo tra pochissimo. A breve, poi ovviamente ritorneremo.
E dunque eccoci ritornati per questo GP della Social, che purtroppo per problemi sulla griglia di partenza c'è stato un problema per quanto riguarda Giancine, quindi che il gioco l'ha squalificato ingiustamente. Siamo di nuovo qui con questa volta Tia, vedo quattro piloti con le gomme hard. Chi si è aggiunto è Bestpa con la gomma hard, poi tutti gli altri di nuovo gomma media. Sì, sì, purtroppo c'è stata una piccola anomalia che ci ha costretto a ricreare, e credo sia anche giusto visto la squalifica ingiusta a Giancine. Sì, un pilota si è aggiunto con l'hard. Se Luigi, come ci ha segnalato, la gomma inizia a scivolare, potrebbe essere un'ottima soluzione. Intanto vedremo poi comunque l'evolversi della gara giro dopo giro. Sicuramente i piloti hanno avuto già un piccolo assaggio di quello che gli aspetta, quindi vediamo un po'. Peccato perché Shumi era già riuscito a fare un piccolo scavino tra lui e Tukumik, e quindi vediamo un po' se si riuscirà a replicare la stessa situazione. Abbiamo visto poi anche al centro gruppo un po' di movimento con Giovi e Michemai, che si erano un po' diciamo malmenati, però purtroppo la lobby si è dovuta andare a ricreare. Adesso Shumi sta raggiungendo con tutta la velocità la sua posizione, quindi va a posizionarsi il pilota dell'AS nella casella numero 1, poi arriva dietro Tukumik e poi arriverà anche J Sport e poi tutti gli altri, sperando ovviamente che questa volta la partenza riusciremo a vedere qualcosa di giusto. J Sport, questa volta J non sbaglia la piazzola, si rimette dritto per bene, e come detto te prima è un po' difficile, è vero, cercare il posizionamento su questa pista perché è in curva ed è difficile. Vediamo anche Cesco che si piazza in maniera, non so se gli ha dato la squalifica perché l'ho visto trasparente per un momento. Lungo, mamma mia, ho visto un as. Ah no, è Giovi che si stava posizionando avanti. Pensavo avesse sbagliato la frenata, invece no. Aia, Giancini ancora squalificato. Vediamo, speriamo non si ripeta il bug, se no a questo punto vediamo. Sì. Sembra che questa volta Giancini squalifica dalla sessione retromarcia ancora. Adesso purtroppo è un bug. Ci spiace per Giancine, ma credo che purtroppo qua è confermato errore suo. Intanto i piloti sono andati tutti puliti rispetto a prima. Un po' di scambi di posizioni con Michemai che viene attaccato da Giovi. Vediamo un po' se sul dritto riuscirà a prendere la posizione, sfruttando anche la scia del compagno di Michemai. Mamma, dentro Michemai su Giovi, fianco a fianco, side by side, dietro arriva Cesco che è uscito fortissimo rispetto a Giovi, si inserisce qui in questo curvone a sinistra, però non c'è niente da fare, piccola chicane con Tukumik che sembrava fosse arrivato leggermente lungo, dentro Giovi al tornantino, cerca di superare la Red Bull Michemai. Vediamo adesso se arriva sul lungo rettilineo, cioè se arriva su questa parte il rettilineo, poi si sfrutterà tutta la potenza della vettura. È un lungo Giovi, lungo come il codice IBAN. Incredibile errore da parte di Giovi, e viene anche superato da Vespa. Sta arrivando anche Gallian è molto indietro, quindi il pilota Ferrari, cioè il pilota dell'AS, può stare un po' tranquillo per il momento. Torniamo un attimo là davanti, perché là davanti adesso si accende la fiamma del lungo rettilineo con Shumi, J Sport, Edward Bull, Michemai, Tukumik, Cesco, poi la Ferrari di Salvo Fotti, poi Marco Ganu e Vespa che un po' staccato, poi Giovi tre decimi e poi Gallians e Long che sono praticamente quelli che sono staccati dal gruppo. Shumi intanto scappa via e occhio alle due Red Bull che adesso sembrano in battaglia, caro Mattia. Mamma. Sì, diciamo che si è girato Tukumik. Ai. Fortunatamente non sembra aver rotto, invece no, vedo un pezzo dell'ala anteriore, infatti è divelta l'ala anteriore sinistra. Sì, non, purtroppo l'ala andrà cambiata, si sposterà subito sull'hard, dovrebbe riuscire ad arrivare fino in fondo. Usiamo il condizionale perché non sappiamo ancora bene tutti i dettagli di questa pista. Non so se è stato toccato da dietro o meno, ma purtroppo ancora un piccolo errore come prima, ma vediamo un po' il pilota Red Bull se potrà rimontare.
Tanto Shumi e Jay hanno fatto il vuoto dietro un secondo e uno da Mikemai. I campioni della Sport e della Master viaggiano via. Ma tra l'altro motorizzati Ferrari, perché uno all'asse, l'altro all'Alfa Romeo, perciò... Anche già, ma attenzione dietro, ho visto qualcosa dietro, Tia, non so... Giovi e Vespa sono presi? Perché da lontano li ho visti girati. Sì, se non ho visto male dovrebbe esserci stato un piccolo contatto, non credo danni a nessuna delle due vetture. Diciamo che, come ti ho detto, questa pista comunque ha grandi possibilità di sorpasso, ma i piloti comunque devono cercarselo lo spazio. Long intanto, Long intanto su Gallians, Gallians che resiste, Long si prova a inserire, ma saggiamente alza il piede il pilota Mercedes, si riproverà qui su questo punto, che adesso anche diventa pericoloso. Giove intanto entra in box, Gallians all'interno, Long che poi si allarga all'esterno, bellissima quella inquadratura lì, che arriva lunghissimo Gallians, non ho capito, ho bloccato. Piccolo errore, purtroppo non c'è stato, ha mancato il punto di frenata ed ha tirato lungo. Buon vantaggio che questa pista abbia queste vie di fuga che permettono ai piloti di ritornare il prima possibile in pista. E niente, in questo momento comunque possiamo notare che nelle prime 5 posizioni ci sono 3 mescole medie, 2 mescole hard, e in questo momento Shumi comunque non riesce a scappare a J-Sport. Intanto Mikemai è riuscito anche a agganciare Jay di poco, anche perché gli manca quel millesimo, adesso 9 decimi dal pilota Alfa Romeo, poco poco gli manca per il DRS. Adesso eccolo qua, la zona DRS dovrebbe essere questa. Si lanciano sul rettilineo, sì, infatti vediamo se potrà azionare il DRS Mikemai, penso di no perché J-Sport l'ha aperto, Mikemai ce l'ha chiuso, quindi sfortunato il pilota Red Bull, fortunato invece Cesco che è dietro col DRS. Vediamo ancora con Jay che fa veramente fatica, probabilmente rimane lì perché studia un po' Shumi, sono due, diciamo, piloti, due piloti molto costanti. Shumi sicuramente è anche molto aggressivo in fase di sorpasso, ma soprattutto molto pulito. Jay invece è un pilota costante e, diciamo, anche intelligente, ma lo sono tutti, però lui, diciamo, ha molta esperienza, quindi rimane lì e studia il momento del sorpasso, il momento giusto. Sì, poi come tutti i piloti credo va bene battagliare, ma credo anche vogliano studiarsi bene la pista, prepararsi bene anche per quelle che saranno le competizioni ufficiali qui su Formula Italian Team. Quindi credo che, conoscendo J-Sport, l'abbiamo sempre visto molto bene come comportamento in pista, anche allo stesso tempo essere molto astuto nel portare l'avversario a un errore. Quindi vediamo un po' come si evolverà, come in questo momento possiamo anche vedere che Cesco sta attaccando Mikemai o sta comunque cercando di dargli fastidio, essendo il pilota Red Bull fuori dal DRS di J-Sport. Quindi vediamo, anche qui avremo la prima dimostrazione se questa pista può essere veramente una pista da trenino o nel momento in cui ci ritroviamo fuori dal DRS sarà una situazione di spiccamento del gruppo. Attenzione perché io vedo Cesco che ha fatto un errore, perché era praticamente vicino e adesso è staccato di un secondo e tre. Non capisco se probabilmente un problema di frenata, vai pure. Piccolo lungo che gli è costato un rallentamento per non andare a prendere il muro, anche se ci è arrivato molto vicino, non credo l'abbia toccato. Il pilota mi sembra ancora pulito con la guida, non vedo nessun tipo di problema. Però vediamo nel proseguo della gara. Intanto bisogna dire comunque che J-Sport e Shumi vanno via lisci e puliti. Ritmo, come detto, siamo in questo momento ancora... Non abbiamo ancora i riferimenti che potrebbero tornarci utili, però 36 e 2 i piloti lì davanti, Mikemai un pochino più lento, niente di che. E poi ovviamente i piloti con l'hard che iniziano magari un po' a faticare o iniziano comunque ad avere un po' la gomma più in temperatura, quindi vediamo i tempi come si evolveranno. C'è da dire ovviamente che sono anche i primi chilometri, i primi giri per i piloti, per questi piloti, per cui abbiamo già visto in azione giovedì con l'altra social in Spagna, e questa sera siamo su una pista invece nuovissima, e quindi per alcuni piloti come il buon Shumi Legend poca preparazione, però comunque lui è un pilota che capisce al volo la pista e sa il fatto suo. Anche lo stesso Jay, anche lo stesso Mikemai, che adesso in questo momento è ritornato.
in fase di DRS. Lampeggia già mica mai, quindi dovrebbe aver spremuto tutto l'erso che aveva, mentre invece i primi due continuano a gestire la batteria ibrida e continuano a spingere. Guarda J-Sport col DRS, tia. Guarda col DRS quanta potenza si affianca. Anzi, si fa vedere. E secondo me ha dovuto anche alzare il piede, perché con quella velocità lì o non se l'è sentita di attaccare, oppure ha detto no, no, vai pure, vai pure. Sì, diciamo che questo gioco ci ha già fatto vedere che comunque l'effetto scia, l'effetto del DRS è molto potente, cosa che credo sotto degli aspetti andrà sistemata un attimo, perché rispetto alla realtà comunque sì, ok, c'è l'effetto scia, c'è l'effetto DRS, ma non tutti montano il DRS della Red Bull, quindi bisognerà anche lì un attimo vedere se sistemeranno qualcosa o dovremo prepararci per questi tipi di situazioni anche nei campionati ufficiali. Bordo con J-Sport per vedere questa pista, soprattutto in questo settore, e vedere anche come è fatta questa pista. Attenzione, bandiera gialla, primo settore. Non ho capito bene cosa sia successo. Probabilmente Vespa ha un errore, perché nella classifica avevo visto che era veramente incollato a Gallians. Adesso si trova un secondo e otto. Non so, dimmi tu, Tia, se vedi qualcosa. No, non vedo niente di particolare. Ero concentrato un po' su ritmi davanti. Credo sì, un errore di Vespa, che è l'unico che magari... Ma mi sembra che era anche davanti al Gallians, quindi non vorrei che fosse semplicemente anche arrivato lungo. Jay affianca Shumi, passa all'interno. E guardate che sono anche in ottava e stanno tirando la marcia. E il rettilineo non era ancora finito, sono arrivati adesso in fase di frenata. Quindi veramente il rettilineo molto molto lungo. Adesso vediamo se Jay Sport farà la parte del leone e scapperà via, ma conoscendo Shumi sarà un pilota che rimarrà lì e rimarrà attaccato a J-Sport per tutto il resto della gara. Probabilmente sono scambiate le posizioni per far vedere un po' il passo di gara, chi è più veloce dell'altro. Però comunque Jay sta andando, sembra che stia anche allungando un pochino rispetto a Shumi, non lo so. Ma sembra che il pilota dell'Haas abbia un po' di scivolamento iniziale con le gomme, magari adesso stando un po' nella scia di Jay riuscirà a provare a fare traiettorie un po' più pulite e sfruttare al massimo quello che è la zona DRS, magari già per replicare subito. Mamma mia! Un piccolo errore di Jay, come questa pista, su questa cosa, su queste curve bisognerà fare veramente attenzione sull'usura, perché basta un attimo e la perdi. Intanto comunque Jay si dimostra l'ennesimo pilota che ha un controllo impressionante, completamente di traverso, ma l'ha tenuta perfettamente. Ha perso qualcosa, però pilota fantastico, ha controllato tutto alla perfezione. Abbiamo visto dalla grafica in sovraimpressione anche le gomme dei due piloti, sembra avere qualcosa di usura in più Shumi rispetto a quelle posteriori di Jay. Adesso arriviamo sul rettilineo principale, scambio di posizione di nuovo, Shumi va all'interno e lo sorpassa ovviamente con grande scioltezza, mentre dietro Mike Mai fa da spettatore. Sembra che si stia anche un po' riagganciando Mike Mai, molto spesso l'abbiamo visto agganciarsi e poi alla fine a perdere qualcosina. Però, nonostante questi duelli, sembra riuscire a guadagnare rispetto ai primi due. Ancora Jay molto incollato qui. Oh, mamma mia, mica ci prova qui, eh. No, diciamo che rispetto ai piloti di Alfa Romeo e Haas, Mike Mai ha praticamente esaurito la batteria. I piloti sono ancora abbondantemente nel loro pieno utilizzo dell'ibrido. Quindi fa fatica ad attaccarsi nei momenti in cui va fuori dalla scia. Mamma mia, Jay. Ma saggiamente Jay non attacca qui, perché non ha senso. È un rischio grande, grande. Soprattutto perché anche poi è anche una social. Quindi se la prende con grande calma il buon J-Sport. E intanto si riaccoda mica mai in questa piccola lotta tra i due. Diventano tre i contendenti alla vittoria di questa seconda gara della social. Seconda social della di Formula 1 2023 dei nostri campionati. Ricordiamo che poi... Sì, vai pure. Sì, io intanto analizzerei un attimo, anche per vedere, far capire a chi ci segue come si comporta il gioco di quest'anno sulle gomme. E siamo partiti da un tempo del 36,3, 36,1,
da parte dei piloti J Sport e Shumi per arrivare adesso quasi sul 37-0. Quindi questo gioco in questo momento si presenta con un'usura di un certo livello, quindi credo potrà essere importante saper gestire la gomma, sapersi controllare sul ritmo, pensando anche a categorie come il 100, come anche vabbè, la stessa 50, anche se ci ricordiamo come sempre che parti con la metà del carburante. Quindi vediamo, un pilota come Jay che è sempre stato bravo e abile nella gestione gomme, vediamo se anche questo potrà tornargli utile. Attenzione, forse ci prova, no, rimane ancora dietro G-Sport a Shumi. Credo aspetterà la sosta per provare a guadagnare quel distacco per mettere fuori dal DRS il pilota Haas. Chat, il buon Max Basile ci dice: Jay a mezzo secondo nello zaino, anche se si sforza di non farlo vedere. Anche se si sforza di non farlo vedere, infatti, non si sta sforzando. Ma, cioè, è incredibile. Intanto arriva mica mai. Sono in tre adesso a battagliarsi per questa vittoria. E ricordiamo, è sempre una social. E attenzione a stare così vicini, perché sì, in questo tratto lento puoi perdere la macchina in un istante e puoi anche salutare la tua ala anteriore. Quindi attenzione, piloti sempre attenti e speriamo ovviamente in bene. Adesso poi l'ho tirata, vediamo che succede. Ecco. Di legge risponde che non ce l'ha quel mezzo secondo nello zaino. Però comunque ricordiamo che J-Sport c'ha sempre qualcosina in tasca, ma così come tutti, però diciamo che lui è l'emblema dei nostri campionati in questo momento. Jay affianca Shumi, eccolo qua, mentre mica mai ancora dietro, rettilineo finito. Jay passa davanti, si rimette in prima posizione. Mamma mia, ha sferrato le barriere e Shumi ha dovuto inchiodare perché si è trovato davanti la Alfa Romeo. Mamma mia, che frenata ha dovuto tirare J-Sport per evitare le barriere. Mamma mia, sono in tre. Un'unica vettura. Mamma mia, qui. Oh mamma, sono in tre. Free Wild fra poco. E Shumi ancora dietro, saggiamente non attacca. Mica mai invece dietro che guarda. Mamma mia, adesso si sono indemoniati. Intanto dietro Giovi passa Gallians e si porta in ottava posizione. Ma rimaniamo un attimo qua davanti perché ci stanno facendo molto divertire qua davanti. Ancora Shumi che si affaccia, però ovviamente non attacca. Occhio, come hai detto te prima in precedenza, qui, perché è veramente pericoloso stare qui vicini. Sì, diciamo che la manovra un po' lungo Jay, ma la tiene in pista tranquillamente. Poi un altro controllo dei suoi, ma ormai ci ha abituato. Diciamo che un'altra caratteristica di quest'anno che fa personalmente piacere è il fatto che la zona DRS è potente, ma allo stesso tempo non è facile fermare la macchina correttamente, si va facilmente al bloccaggio del posteriore, cosa che ci ha dimostrato Jay. Non difficile il controllo per tenere la macchina in pista, però comunque difficile anche tirare proprio una staccata, bisogna essere molto bilanciati. Attenzione che ci riprova Shumi. Ok, anche Mickey Mai arriva, di gran carriera. Prende la scia di entrambe le vetture, si sposta all'interno. Attenzione, bandiera gialla dietro, mica mai passa in seconda posizione. Deve tirare però una forte frenata per evitare il tamponamento su Shumi. Non so cosa sia successo dietro, Tia. Si è girato Gallians. Attenzione, Shumi box. Box Shumi, conoscendo J-Sport, continuerà a tirare. Non so mica mai se farà la stessa sua strategia, perché Jay è un pilota che tira molto, ma molto tanto le gomme. E quindi vedremo. Ma secondo me Shumi ha anche pensato al fatto che comunque mica mai non era il più veloce del gruppetto di testa. Quindi prova a fare un undercut, anche se ricordiamoci come l'anno scorso le gomme sono state abbassate, partono con 70 di temperatura. Anche se questo gioco non è così difficile scaldarle, però in una pista con così tanti rettilini bisogna vedere se Shumi riuscirà a fare un undercut o riusciranno a fare addirittura un overcut il pilota Mike Mai e G-Sport, e quindi vedere quale sarà anche un altro fattore fondamentale per questa pista. E vediamo intanto, vediamo soprattutto se Jay e Mike Mai continueranno e allungheranno di più oppure si fermeranno in questo giro. Di legge ovviamente dice ovviamente che sta gestendo le gomme il buon Jay, e Fabio il surname risponde ovviamente gomme ridicole,
a quanto sembra si vanno a usurare molto o poco. Non capisco il senso di Fabio. Intanto vediamo se JSport attaccherà mica mai. No, arrivano in fondo alla staccata. Mamma mia, ragazzi, ho molta Ciumi è paura. passato su Marco Ganu che gli sta facendo un po' da tappo, quindi i piloti dovranno rientrare immediatamente anche se Jay continua. Sì, Jay continua. Mica mai box. Sì, Jay continua perché conoscendolo tirerà molto di più. Probabilmente non vorrei, poi magari anche dalla chat ci possono anche aiutare. Se vuole tirare in fondo questa gialla perché è diciamo è il suo, e poi mettere una gomma rossa nel finale. Non lo so, non saprei dirti, potrebbe essere come magari avere una gomma più fresca. Intanto, Mike Mai si è un po' staccato da Schumi, quindi l'undercut ha funzionato perfettamente per il pilota dell'Haas sul pilota Red Bull. Poi, ritornando invece a quello che stava dicendo il nostro Fabio Surname, sì, posso essere d'accordo con lui perché va bene l'usura, va bene avere delle difficoltà, ma ci sono i tempi che non sono puramente corretti, cioè ci può stare, però secondo me qualcosa rispetto anche alla stessa Beta che aveva una cosa molto simile se non peggio, ma lì sapevamo che l'usura non era allineata completamente, magari ancora questo gioco ha quel tipo di fondamentale, quindi vediamo un po' se allineeranno le gomme, se dovranno fare dei cambiamenti anche su suggerimenti della community. E vediamo se invece dovremmo andare avanti con questa situazione, quindi sarà ancora più fondamentale durante l'arco dei campionati essere bravi anche a gestire la gomma e non bruciarla. Assolutamente, intanto abbiamo visto Giovi passare Marco Ganu e abbiamo visto anche Cesco fare un errore così come lo fa adesso. Salvo è andato a rischiare di prendere il muro. Cesco che ha preso addirittura 5 secondi per penalità di taglio curva. Attenzione a Marco Ganu e Giovi. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, signori, stiamo calmi perché qui è sempre una social. Intanto box per Cesco e Salvo. Occhio perché qua dietro c'è Giovi che rimane in scia di Marco Ganu, che tra l'altro Marco Ganu ha dovuto richiudere il DRS nonostante che avesse avuto lui la possibilità di tenerlo aperto sul dritto, invece lui l'ha chiuso probabilmente per evitare di tirare forte la staccata e di tirarla normalmente senza DRS. Però comunque Giovi rimane incollato là davanti. Intanto JSport continua, siamo a 13 giri, ne mancano ovviamente 16, correggimi se sbaglio, no, 12, 12. 12. Ok, Hai scusate. sbagliato di un po', hai sbagliato Ok. di un po', Simone. Troppo che il caldo ci fa questi scherzi, signori. E quindi siamo in un periodo che il caldo qui ci fa veramente grandi scherzi alla testa. Perciò, intanto dietro c'è Cesco che passa long con gomma ovviamente nuova, gomma media contro la hard usata di long di 12 giri. Mentre sembra che Shumi stia un po' recuperando, si è messo anche lui a gestire. Perché così facendo Jay sarebbe praticamente dietro a Shumi. Sì, intanto segnaliamo che Cesco aveva effettivamente un danno all'ala. All'inizio ci siamo accorti di un piccolo lungo con contatto col muro a questo punto e gli è stata sostituita ai box. Sì, bisogna dire che in questo momento JSport sta un po' gestendo il ritmo, Schumi sta abbastanza guadagnando giro dopo giro, anche se ha montato l'hard da poco. Credo che conoscendo. No, invece rientra. Rientra JSport. Entra Jay, andiamo a vedere un attimo. Andiamo subito a vedere anche la gomma che va a mettere. Intanto Shumi va a montare, va a sparare il giro veloce 35-8. Jay mette l'hard. E di legge aveva scritto che Jay stava sperimentando la durata delle gomme. Infatti, diciamo che è il suo mestiere, diciamo così, per Jay quando si tratta di queste gare, di sperimentare, studiare un attimo le gomme per il campionato. Diciamo che è una sua caratteristica. E intanto Shumi rimane davanti con mica mai dietro. Sì, adesso vediamo un po' il gruppo un po' più sgranato, la possibilità dei piloti di girare liberi. Quello che possiamo aver visto in questo momento, Simone, comunque è un potente undercut, anche se il traffico avrebbe potuto condizionare Schumi, però Marco Gano con un piccolo rigore gli ha lasciato la via aperta. E il resto possiamo anche dire che comunque è una pista dove sarà fondamentale anche la gestione gomme. E anche se,
questa gestione gomme non fa molto piacere. Stiamo parlando anche del 50%, quindi dobbiamo anche poi vedere anche per quanto riguarda il 100, per le categorie pre-master, qua della 50 ovviamente si parla della Sport e della Prime, però la durata delle gomme qui è minima rispetto alla 100, però comunque vedere anche come si comporta. Sì, però più che altro non è che vorremmo andare come Verstappen che va al metronomo, sempre sulla stessa nota, sempre costante sul stesso ritmo, però un rialzamento così dei tempi è un po' esagerato, cioè darci la possibilità di spingere, ok, la gomma si deve usurare, però l'hard è una di quelle gomme che non dovrebbe perdere prestazione così facilmente, eppure in alcune piste non si dimostra così, vediamo se sarà anche il caso di Las Vegas. Intanto Schumi e Michemai si battagliano per il giro veloce, prima Schumi 35.7, poi Michemai gli ha risposto dicendo io faccio 35.6 e poi adesso Marco Gano gli risponde a tutti e due io faccio 35.3 e faccio io il giro veloce, quindi comunque abbiamo ancora un paio di giri, godiamoceli. E intanto Michemai comincia a rosicchiare qualche metro, qualche decimo nei confronti di Schumi, adesso 2-1 il distacco tra i due. 2-3, probabilmente un piccolo errore in scena, questa chicane qui che diciamo che è una curva che mi fa ricordare la curva 10 di Bahrain, Tia, perché è una curva dove stai mantenendo lo sterzo a sinistra e devi allo stesso tempo frenare e farla girare, quindi è un po' una specie, solo che quella è in discesa e questa invece è in piano. Sì, importante nella curva portare freno e non portare la macchina al bloccaggio, una curva che comunque ha un'uscita abbastanza vicina ai muri, quindi anche lì è importante prendere la giusta confidenza e traiettoria. Per il resto, Simone, da queste prime prospettive, grazie anche ai nostri piloti di Formula Italian Team, possiamo dire che il gioco per il momento su questa pista si presenta bene, sarà interessante vedere il comportamento delle gomme che ci è già stato fatto vedere dal buon J-Sport, Schumi Legend e anche Michemai, per quello che è il tempo, per quello che è il degrado. Adesso vediamo il comportamento della bianca in modo tale da avere ulteriori dati e poter anche dare una mano a quello che è lo sviluppo per tutti coloro che ci seguono. Intanto pilota Ferrari Salvo Poti fa esattamente 35.1, quindi 4 decimi più veloce del giro veloce, no, 2 decimi più veloce del giro di Marco Ganu, se non sbaglio, correggimi. Sì, Marco Ganu. Ok, quindi diciamo che la strategia invertita anche lì interessante, teniamo d'occhio il pilota Ferrari, vediamo un po' anche la sua linea dei tempi. Però devo dire che nonostante tutto un inizio scoppiettante e i pit stop ha tra virgolette smarcato i piloti tra di loro, quindi liberi di girare, liberi di provare, farci vedere cosa ci aspetta in questo gioco. Mamma mia, intanto Marco Gano in quattro curve ha perso il vantaggio che c'aveva su Cesco, che c'ha 1 secondo e 8, e adesso è praticamente in francobollato Cesco. Adesso vediamo se andrà all'attacco il pilota McLaren sul pilota Mercedes, che tra l'altro hanno tutte e due gomma nuova, solo che la differenza è che Cesco ha la gomma media e Gano ha la gomma hard, quindi occhio, attenzione, adesso si lanciano sul rettilineo e adesso qui la power unit della McLaren farà la differenza, vediamo se andrà ad affiancare Marco Gano. Cesco infatti l'affianca e lo passa con forse con poca scioltezza, no, adesso infatti lo affianca, vediamo adesso in fase di frenata perché col DRS aperto bisogna tirare una fortissima staccata, infatti guardate quanto ha dovuto frenare Cesco per evitare le barriere ed evitare di andare lungo, bisogna veramente stare molto attenti, soprattutto perché in questo gioco ricordiamo che la frenata è cambiata e quindi è molto difficile andare all'aperta del posteriore in fase di frenata brusca, Tia. Allora sì, la frenata quest'anno non è più settata sul 50%, ma i valori più utilizzabili sono dal 54% in su. Attualmente c'è una piccola discussione relativa al fatto che, anche se non si è ancora visto un utilizzo pratico delle derapate, cosa che non fa parte di questo sport e non ne deve fare parte, però diciamo che quest'anno la frenata a livello anche di bilanciamento è molto interpretabile, c'è chi si trova bene con un bilanciamento più sul posteriore, chi più sull'anteriore,
Quello che bisogna dire è che, come abbiamo già detto, la forza del DRS ti costringe a frenare con veramente tanta tanta attenzione, onde evitare di perdere e bloccare il posteriore. Allo stesso tempo, come abbiamo visto i piloti davanti nella prima fase di gara, le curve lente non sono più così facili come poteva sembrare, anche se sappiamo che il gioco dell'anno scorso non è che è stata una gioia proprio per tutti, ecco. Diciamo che l'anno scorso è stato l'anno scorso, quest'anno è quest'anno, quindi il gioco cambia a seconda ovviamente di tanti fattori, e quest'anno è cambiata la frenata, e un po' parlo anche a nome mio, diciamo, non è che mi fa impazzire questa frenata, però bisogna un po' adattarsi. Attenzione a Marco Ganu che arriva in fondo al rettilineo, che si rifà di nuovo sotto nei confronti di Cesco. Cesco ritiene tiene la quinta posizione, Marco Ganu ancora annusa il posteriore della McLaren, ma non riesce a buttarsi dentro. Mentre invece là davanti, io guardando, sto vedendo che Mike Mai sta sempre rosicchiando qualcosa. Sta andando più forte rispetto a Schumi. Non so se puoi vedermi un attimo i tempi tu, per vedere e paragonare un attimo se Schumi sta gestendo o è proprio Mike Mai che sta spingendo come un matto. Allora, innanzitutto bisogna far subito presente che in questo momento i due piloti sono sul 36 e l'unico pilota ancora con l'hard montata di recente sul 35 è Jay Sport, che gira sul 35,5 a discapito del 36,0, 36,1 dei due piloti davanti Haas e Red Bull. Quindi stiamo vedendo più o meno la stessa situazione della gomma media, quindi un rialzamento dei tempi, cosa che credo, come ci ha già fatto capire buon Fabio, non credo piaccia, perché la gomma hard è, credo, in tutte le piste, anzi quasi per certo già dall'anno scorso, ma anche nella stessa realtà, tante volte la gomma di gara che ti permette di andare fino in fondo senza doverti preoccupare troppo del degrado gomma, anche se comunque ci sono sempre delle piste che fanno eccezione, e non credo questa cosa faccia molto piacere Simone, quindi credo anche lì Codemaster dovrà lavorare per rendere un po' più bilanciate le cose, soprattutto anche vedendo il gioco con questo grip, perché c'è un grip assurdo quest'anno, l'anno scorso è imparagonabile a quest'anno. Eh beh, assolutamente, diciamo che hanno lavorato un po' di più, secondo me hanno lavorato un po' di più sulla fisica della trazione, del grip, perché molti si erano lamentati sul gioco del 2022 con poco grip, perché l'anno scorso si partiva addirittura in quinta marcia e quest'anno adesso con addirittura la terza barra quarta rimani fisso in pista, e ovviamente anche questione di setup, però comunque il gioco, diciamo che hanno avuto tanti dati, tanti aiuti da parte di chi effettivamente questo sport lo porta nella realtà per sviluppare correttamente questo gioco, che ovviamente in questo momento intanto segnaliamo che Tukumic va ai box perché deve montare gomma gialla. Ma ritornando al discorso, in questo momento poi noi stiamo anche testando, facendo questi eventi social senza crossplay, quindi in questo momento poi ovviamente lo staff di Formula Italian Team vi terrà aggiornati su queste cose, ma in questo momento noi stiamo testando senza crossplay perché attualmente non è stabile la possibilità di giocare, a meno, credo questo Simone sia nelle intenzioni del pit, a meno con la console Xbox, PC credo che in questo momento stiamo ancora un po' più negativi, in senso comunque non siamo subito predisposti se non abbiamo la certezza, visto quello che è successo agli sport, dell'anti-cheat funzionante, anche perché ce lo possono confermare dalla stessa chat, il gioco PC e il gioco console sono realmente due mondi differenti, il pilota può fare la differenza ma sono comunque due giochi differenti. Tanto ringraziamo dalla chat il buon Crioli 10, grazie per il follow. E dalla chat scrive anche: posso giocare? Purtroppo è un evento social dei nostri campionati. Ricordiamo che chi si vuole iscrivere ai nostri campionati bisogna andare a scrivere su YouTube, su internet, Formula Italian Team, www.formulaitalianteam, e andrete lì dove ci sono ovviamente tutte le informazioni per iscriversi e partecipare a uno dei nostri campionati o soprattutto anche in questi eventi qui. Detto questo, intanto attenzione, bandiera gialla nel secondo settore con Mike Mai che si è incollato nei confronti di Schumi. Non so se è praticamente Schumi che ha alzato il piede, perché Jay anche ha guadagnato qualcosina, ma Mike Mai ha guadagnato una vita perché era 2 secondi e 4, ma si trova a mezzo secondo. Simone, come già detto, stiamo notando un rialzamento dei tempi che sembra essere peggiore per Schumi, minore per Mike Mai e Jay Sport.
è un qualcosa che penso fosse più di gestione propria sarebbe interessante, ma qua sembra veramente essere una gomma che funziona in questa maniera quest'anno. Quindi anche lì, ripeto, come già detto anche dalla chat, sì, bisognerà sistemare ancora qualcosa, perché credo che così le gomme non possano e non devono piacere, perché non penso che sia divertente girare in questa maniera. Almeno personalmente preferirei comunque una gomma che rimanesse costante, soprattutto quando si parla di un compound come quello hard. Vedremo, vedremo in futuro dalle quelle patch se faranno qualche lavoro. Intanto salutiamo anche dalla chat il buon Ricky Bizzo, che ci ha raggiunto adesso agli ultimi 5 giri dalla fine. Mike Mai è veramente incollato a Shumi Legend, il campione della sport di quest'anno. È veramente un po' in difficoltà, non so se è lui che praticamente ha rallentato, però davanti adesso si trova Gallians, che è doppiato, fortunatamente è trasparente, e si sta riaccodando anche J-Sport, perché adesso 2 secondi 8 e Gallians ovviamente si fa da parte. E adesso vediamo adesso sul dritto, perché Mike Mai adesso sicuramente sfrutterà tutta la potenza della sua Red Bull e tutti i cavalli per riuscire a passare l'asse di Shumi, che poi ovviamente secondo me sarà la stessa identica cosa. Adesso Mike Mai passa Shumi, poi Shumi passa due Mike Mai, e così fino all'ultimo giro, a meno che Mike Mai rimane dietro, è così come vedo, perché adesso ha alzato leggermente il piede e rimane a una distanza di sicurezza. Intanto Tukumi, che giro veloce ovviamente con la gomma rossa nuova, e se l'è messa anche Cesco, quindi vedremo chi riuscirà a fare il giro veloce. Occhio a Mike Mai che arriva, occhio a Mike Mai che arriva, frena giustamente bene. Andiamo in un bordo un attimo con lui per scoprire anche i segreti di questo tracciato dall'onboard di Suva. Bisogna dire che in questo momento comunque Shumi sta gestendo molto bene la parte ibrida. Mamma mia, che pelo! Sì, diciamo, buona gestione comunque da parte ibrida, da parte del pilota Haas, il pilota Red Bull, piccolo errorino, ma non ha perso nulla, si avvicina a J-Sport piano piano. Quello che si è visto in questo momento comunque, Simone, è che ritardare la sosta ha beneficiato molto bene per quanto riguarda Mike Mai e J-Sport. Anticipare è andato un po' contro, nonostante l'undercut che ha fatto, comunque la distanza che è riuscito a aggiungere prima che ovviamente tornasse sotto il buon Shumi Legend. Quindi sì, attenzione quest'anno a queste soluzioni, questi valori. Ripeto, in questo momento credo siamo ancora su un gioco beta, quindi è ancora difficile vedere effettivamente qualcosa di interessante. Ovviamente, per rimanere aggiornati, seguite tutti i canali di Formula Italian Team. Se volete partecipare agli eventi, c'è tranquillamente tutto spiegato sul sito Formula Italian Team. E ovviamente, Simone, ricordiamo sempre che nella prossima settimana saremo sempre in America, solo però a Austin, per la prima gara della Summer League. Assolutamente, intanto attenzione a Mike Mai, perdonami, ma Mike Mai intanto va all'attacco, si prende temporaneamente la prima posizione con uno Shumi Legend dietro. Sì, comunque, come detto te, le gomme di differenza, sì, comunque di un giro tra loro due, tra Mike e Shumi e Jay invece ha 8 giri. Adesso vanno a chiudere il giro numero 23. Puoi vedere che Shumi si è messo dietro apposta, proprio per utilizzare il DRS e superarlo poi all'ultimo giro, perché Shumi è molto furbo su questo, è anche molto molto intelligente su questi su queste cose. Ovviamente lui ha sempre... Sì, magari anche fare utilizzare al pilota, vedendo come si comporta la gomma, magari cercare di costringere il pilota Red Bull a spingere un po' di più, forzare più sul compound, in modo tale da ritrovarsi a fine gara magari un po' più in difficoltà rispetto al pilota Haas, che come hai detto tu può anche avere gestito la gomma. Non lo sappiamo, però in questo momento la gomma ha dimostrato assolutamente, anche la linea dei tempi di J-Sport, che il comportamento è anche corrispettivo a quello che è il ritmo che tu le imponi. Non è ancora, secondo me, perfettamente allineato, ripetiamo, sicuramente siamo ancora su una beta del gioco, però diciamo che se il fattore pilota diventa ancora più fondamentale, soprattutto nel non commettere errori, sapere essere costanti sul ritmo, diciamo che conoscendo gli ipotetici piloti che potrebbero stare tra la categoria massima del FIT, quindi la Master League, ci aspettiamo, attenzione che Shumi ci riprova, Simone. Sì, scusa un attimo, sembra che abbiamo un problema della live perché si è interrotta, adesso vediamo un attimo di
perché vedo che è rosso il quadratino, quindi mi sa che è... Vediamo di risolverlo il prima possibile, poi... Vabbè, intanto manteniamo in radio cronaca comunque la live. Shumi è passato sul rettilineo principale Nikemai, J-Sport pian piano si sta cercando di raccodare ma rimane sopra i 3 secondi, quindi sarà battaglia fra pilota Haas e pilota Red Bull per la vittoria del Gran Premio. In questo momento poi, vabbè, i piloti dietro sono quarta posizione per Salvo Foti, Marco Gano in quinta, sesta per Cesco, settima per Best, ottavo Giovi, nono Tukumic, decimo Dottor Long e undicesimo Gallians e dodicesimo Giancine, che purtroppo per un bug di questo gioco è stato squalificato e non ha potuto neanche percorrere un giro. Attenzione, in questo momento ci ritroviamo nella parte centrale del circuito dove Chubi si è veramente... ha dato quasi tutto ma non è servito. In questo momento Mikema è ancora zona DRS, anche se i due piloti comunque stanno messi abbastanza bene di batteria, quindi sarà una gara fino all'ultimo metro della pista. Adesso non so se Simone siamo riusciti a ripristinare con la live. Guarda, io la live la vedo però va a scatti, quindi non so se riusciamo, stiamo andando ancora in live. Sì, siamo ancora in live, è sicuro. Però io ho problemi di connessione perché ho un ping veramente altissimo. Non so se in questo momento ho problemi di connessione o un calo di potenza, speriamo di no. Ecco, adesso è tornato verde, quindi si sarà sicuramente stato un problema di connessione. Come sempre a me succedono queste cose. Però adesso sta per iniziare l'ultimo giro. Fortunatamente forse potremo vedere l'ultimo giro di questa gara con Shumi che tiene la prima posizione, Mikemai invece secondo... E Jay invece dietro, che ovviamente secondo me non riuscirà a provare a prendere questi due, a meno che non si daranno battaglia, si daranno sportellate, ma mica mai. Saggiamente aspetta il rettilineo lungo, quindi vediamo. Shumi adesso sembra essere un po' volato via. Se Mike perde il distacco sarà un po' difficile poi per lui riuscire ad attaccare. Tanto indietro Marco Gano e peccato, contatto con Cesco purtroppo, la zona di RS non gli ha permesso una frenata pulita e si sono presi. Torniamo davanti, Simone, torniamo davanti, siamo qua, manca poco, siamo qua davanti. Adesso vediamo un po' se Shumi adesso sta tentando di tirare, ma Mike, stando dietro a Shumi, è riuscito a riguadagnare un pochino la batteria ibrida. Attenzione adesso al lungo rettilineo. Shumi ha preso 7 decimi. Mike mai deve dare tutto quello che ha per riuscire a passare Shumi. E sembra avere la meglio. Vediamo adesso. Shumi sono un po' lontano. Mike sta tirando tutto quello che ha. Shumi rimane a distanza di sicurezza. Sembra non essere possibile l'attacco di Mike mai anche col rettilineo lunghissimo. DRS, sci e tutto quanto arrivano in staccata in fondo al rettilineo. Mike mai dentro. Oh, mamma mia. Mamma mia, che rischio per entrambi i due piloti. E Shumi rimane davanti saggiamente. Attenzione, la spia di Shumi, vediamo se riuscirà a arrivare sul traguardo integro. Jay dentro su Mikemai, attenzione, mamma mia, che finale, ha vinto J-Sport. Sì, è stata data penalità, se non ho visto male. Aia! Non lo so, sì, penso di sì, perché mi dà 4 secondi e mezzo nei confronti di Mikemai. È incredibile, mamma mia, che finale. Era una social. Controlliamo subito sul race tracker cosa ci dice il gioco, che ci segnala taglio curva. Ah sì, si vede che nella staccata gli ha tirato Mikemai, è andato fuori dai limiti della pista e non si è riuscito a restituire la posizione in tempo, quindi gli sono stati attribuiti 5 secondi. Purtroppo non è un campionato, quindi non si può, diciamo, chiedere la sanzione ai 5 secondi, però comunque diciamo che si sono divertiti. Sì, diciamo che come ci consueto ci conferma il buon J-Sport, tante volte accontentarsi poi ti dà il risultato, infatti 3 secondi e poi ci va a prendere la vittoria. Infatti di legge scrive che non cioè avvisa già il buon J-Sport di non cominciare già con le social, perché finiamola lì la frase, perché sennò finisce male.
Comunque la gara qui finisce qua. Adesso penso che possiamo anche andare direttamente ai saluti. Aspettiamo ovviamente il podio per ovviamente vedere la vittoria del buon J Sport, pilota del giorno mica mai, e Shumi Legend purtroppo si deve aggiudicare il terzo posto. Adesso poi lo sicuramente lo sentiremo. Bellissimo il podio non illuminato. Esatto, fantastico. Bellissimo anche questa è bella, signori. È il finale bellissimo, incredibile. Il palcoscenico che si chiude a luci spente. Incredibile. Dunque, noi direi che ci possiamo anche salutare. Vi ricordo ovviamente, infatti la chat Shumi scrive 5 secondi ingiustamente, però le gare sono così, caro Matteo. E niente, noi possiamo anche chiudere qua. Vi ricordo ovviamente gli appuntamenti dei nostri campionati FIT, ovvero mercoledì con la prima gara delle Summer League 2023 del 2024 ad Austin, ovviamente. Simone, hai detto mercoledì tutta la trasmissione, è giovedì l'evento Summer, non mercoledì la scadenza. Vabbè, raga, basta, no, basta, chiudiamo che siamo praticamente finiti, cioè praticamente siamo cotti. Quindi ci vediamo giovedì per l'appuntamento della prima gara delle Summer League del nostri campionati FIT. Quindi dal vostro Sdem, non si sta capendo niente, ragazzi, aiutatemi, da Sdem e da Tia Prince è tutto. Noi ci vediamo ovviamente giovedì per la Summer. Ciao ciao ciao.